difficile, come ci avevi detto tu alla vigilia, l'unico problema è che l'avete chiusa molto ma molto prima. Sì, però abbiamo fatto fatica al primo tempo, non eravamo, diciamo, determinati nel modo giusto, secondo me. Abbiamo mancato a volte la precisione nell'ultimo passaggio, la decisione dell'ultimo passaggio. Poi, una volta che l'abbiamo sbloccata, abbiamo fatto una buona partita, l'abbiamo gestita bene, siamo stati bravi a colpire, credo che il risultato sia forse anche un po' troppo largo. Secondo me 4 gol di scarto sono troppi, secondo me 2-0 è il risultato giusto, però prendiamolo questo, ci dà grande entusiasmo, ci dà grande voglia di continuare su questa strada. E c'è un'unica cosa negativa, e adesso domenica per fare la formazione tirerò a testo croce, perché sicuramente aver fatto giocare gente che non giocava da un anno, 6 mesi, 7 mesi, e vedere una squadra che, come vi avevo detto però prima, sa cosa deve fare, tutti ragionano con la stessa visione, è un grande vantaggio per un allenatore. Quindi, diciamo, sono contento di tutto, magari un po' preoccupato perché adesso fare le scelte sarà sempre più difficile. E tra l'altro segnaliamo anche l'esordio di un ragazzo 2005, insomma, partita chiusa, però è un bel messaggio. È un bel messaggio, un ragazzo che se lo merita, un ragazzo che si sta allenando con noi dall'inizio dell'anno, appena l'ho visto ce lo siamo tenuti, sia lui che Battistella non sarebbero ancora, diciamo, di età da prima squadra, ma tutti e due hanno esordito. Un buon messaggio per i giovani che vorranno vestire la maglia del Varese, perché c'è spazio per tutti i ragazzini, come ha detto Mirante all'inizio dell'anno, sarebbe bello che tutti i ragazzi di Varese che giocano a calcio dicessero un giorno ho indossato questa maglia. Quindi Bertuzzi è l'esempio, un ragazzo di Varese che esordisce a 16 anni, 16? Sì, perché è di settembre, a 16 anni in prima squadra, credo sia una bella soddisfazione. E a proposito di messaggi, è stato mandato anche un bel messaggio al Novara. Sì, adesso godiamoci questa vittoria, poi da domani, anzi domani li lascio ancora tranquilli, poi da venerdì abbiamo 2 giorni per metterci in sesto, per cercare di capire cosa fare, anche se è chiaro che affrontiamo una squadra che ha perso un'unica partita, ha 2 giocatori che insieme hanno fatto più gol di tutti gli altri attacchi, però noi siamo lì, ho detto, non molliamo, domenica non molleremo su ogni palla, perché i ragazzi è quello che vogliono. Grazie. Mister, battendo gli angoli alti si segna. perché abbiamo avuto male i calcioni, ma perché loro erano troppo alti, noi cercavamo di batterli da terra, perché erano lenti. Ma speriamo di dover tagliare il pezzo finale, hanno perso solo una partita. Adesso le 6 giocano.